Siamo nella società agricola Casa delle Rose, siamo azienda biologica dal 1991, quindi tanti anni che facciamo bio. Abbiamo recentemente rinnovato alcuni dei nostri impianti, qui ci troviamo in un impianto di Gala. Abbiamo fatto la scelta di coprire con reti antigrandine, in questo caso vediamo un impianto monoblocco, quindi con la rete piana sopra e chiuso nei bordi. È un impianto nato soprattutto, oltre che per la difesa della grandine come impianto tradizionale, anche per la difesa in particolare della carpocapsa, e con ottimi risultati abbiamo ridotto oltre il 50% il numero di trattamenti contro la carpocapsa e la cosa funziona molto bene. Nell'azienda è stata fatta la scelta dell'impianto monoblocco come quello che vedete, e un'altra parte invece è un impianto monofilare con rete bianca che chiude il singolo filare. Le scelte naturalmente hanno il pro e il contro. La monoblocco è più facile da gestire da un punto di vista apertura, chiusura, operazioni culturali, eccetera. E però ha il limite nel controllo della cimice asiatica, che è un po' meno efficace rispetto alla rete invece monofilare, rete bianca monofilare, che oltre a garantire una difesa dalla grandine e dalla carpocapsa ha anche questo vantaggio di proteggere in maniera efficace anche contro la cimice asiatica.